Allora, quindi siamo arrivati a questo punto, abbiamo visto l'analisi della deformazione, abbiamo parlato già tante volte, un problema geometrico, questo oggetto che ha una certa configurazione che al tempo t assume un'altra configurazione differente. Poi abbiamo fatto l'analisi della tensione, nella quale abbiamo capito quali erano le equazioni di equilibrio che bisognava scrivere per questo oggetto, come al solito, che è soggetto a delle forze di volume e delle forze di superficie, e nasce un ente interno che abbiamo chiamato tensione, e come si equilibrava questa tensione nei confronti delle forze applicate. Poi abbiamo visto la relazione che esiste, come dire, la relazione di dualità, se vogliamo, che esiste tra il mondo statico e il mondo cinematico tramite il principio delle aree virtuali. Abbiamo detto, se facciamo il lavoro delle forze esterne per gli spostamenti, questo lavoro delle forze esterne, che abbiamo chiamato lavoro virtuale esterno, deve essere uguale al lavoro delle tensioni interne per le deformazioni. Va bene? Questo è il principio, diciamo, di dualità tra il mondo statico e il mondo cinematico. Quello che non abbiamo detto mai finora è di che materiale è costituito il nostro oggetto. Abbiamo questo oggetto, questo nostro corpo omega, immaginiamo anche di rappresentarlo come al solito così, ebbene noi non abbiamo mai detto se questo nostro oggetto è fatto di acciaio, di alluminio, di legno, di calcestruzzo, di muratura, cioè di uno dei materiali da costruzioni classiche. Va bene? E in qualche modo questo deve entrare in gioco naturalmente nel comportamento globale di questo nostro elemento quando è soggetto a certe tipologie di forza. Bene. E allora dobbiamo cioè trovare una... dobbiamo inserire nelle equazioni che abbiamo scritto finora in qualche modo le proprietà specifiche del materiale di cui è costituito il nostro oggetto. Bene. Allora, naturalmente questo è un problema che storico naturalmente, che può risalire naturalmente già, cioè si è accorso che è necessario inserire le proprietà meccaniche del, diciamo, del materiale, naturalmente si può far risalire addirittura a Galilei, ma Galilei si occupò più della resistenza del materiale stesso che non del suo comportamento diciamo elastico per effetto della presenza delle forze esterne che agivano su un elemento strutturale. Successivamente il primo che dette un impulso veramente nella direzione di capire diciamo, la relazione causa-effetto tra un'azione di forza e un'azione di spostamento, tenendo conto appunto dell'elasticità del mezzo sul quale questa forza era applicata, fu Hooke. No? E infatti la legge di Hooke la conoscete molto bene. La legge di Hooke è quella là che avete scritto già immagino già nella fisica, è il comportamento classico della molla per soggetta ad una forza che subisce quindi degli spostamenti, e la legge di Hooke era F uguale a KU, tanto per intenderci, dove K era una costante di elasticità e relazionava appunto il valore della forza con lo spostamento che subiva questo elemento elastico. Va bene? Hooke formulò questa sua legge con questa famosa frase: ut tensio sic vis, tanto tensio ci fa pensare alla tensione, non è la tensione, è la deformazione, tanto si deforma quanto è la forza. Fisse o robo disse la forza, no? E quindi c'è una proporzionalità, ecco, questo volevo esprimere in questa frase, c'è una proporzionalità tra la forza applicata e la deformazione, va bene? E lo spostamento in questo caso. Naturalmente per arrivare a scrivere una relazione, ovviamente questa è una relazione assolutamente
come dire, monodimensionale, no? Va bene. Per arrivare a scrivere una relazione multidimensionale dobbiamo aspettare qualche anno ancora, 150 più o meno, e arriviamo a Cauchy come al solito, va bene? E Cauchy come al solito scrisse una relazione che legava gli elementi del tensore delle deformazioni con gli elementi del tensore delle tensioni, delle tensioni. Quindi le deformazioni con le tensioni. Capì che era questa la strada che bisognava seguire per tenere in conto delle proprietà meccaniche particolari del singolo materiale. Va bene? E quindi una relazione tra la sigma e la epsilon. Ad un valore della epsilon è associata in maniera univoca un valore della sigma. Questo è un legame che possiamo definire un legame costitutivo alla Cauchy. Va bene? Successivamente ancora, non passarono tantissimi anni ancora, ci fu un altro scienziato inglese che definì di nuovo questa relazione, ma per una classe di materiali molto particolari che lui definì come materiali molto elastici, iperelastici. Sono quelli che vengono chiamati ancora oggi materiali elastici alla Green o iperelastici. Bene, vediamo che cosa intende, che cosa si intende per materiale iperelastico o elastico alla Green. Allora, noi siamo in un corpo e prendiamo un punto del nostro corpo. Questo punto del nostro corpo è soggetto a una storia di deformazione, va bene? Una storia di deformazione significa che sta subendo una storia di epsilon, va bene? Ricordiamoci, epsilon è un tensore, va bene? Simmetrico, va bene? Quindi rappresentato in un sistema di riferimento x1, x2, x3 è una matrice con 6 elementi indipendenti tra di loro. Allora, immaginiamo a questo punto di rappresentare questa storia di epsilon nello spazio delle deformazioni. Bene, è uno spazio naturalmente a 6 dimensioni, lo immaginiamo. E noi abbiamo un punto che rappresenta il valore della deformazione iniziale, epsilon iniziale, diciamo così. Bene, che è il valore nel quale si trova il nostro punto, lo stato attuale di deformazione, va bene. E un altro punto, in questo spazio delle deformazioni, che rappresenta il valore finale della deformazione, epsilon f. Va bene? Poiché ha subito una storia deformativa, ci sarà un percorso che la deformazione ha seguito per andare da un valore iniziale al valore finale. Allora, questo percorso noi adesso lo disegniamo così, assolutamente di fantasia, lo chiamiamo gamma, per esempio. Bene, questo è il percorso gamma. E noi quindi partiamo da una deformazione iniziale, questo siamo nello spazio a 6 dimensioni, immaginate di stare nello spazio a 6 dimensioni, partiamo da questo punto che rappresenta la deformazione iniziale, percorriamo questa strada gamma, va bene, e arriviamo a un valore finale della deformazione epsilon con f. Va bene? Ovviamente per ogni valore della deformazione che noi abbiamo c'è un valore della tensione, ci immaginiamo, d'accordo? Per ogni valore della epsilon ci sarà un valore della sigma. Bene, vogliamo valutare il lavoro che le tensioni compiono per queste deformazioni durante tutto la storia della deformazione. Va bene? E questo lavoro lo chiamiamo per esempio W, non è altro che l'integrale lungo tutta la curva gamma, che è la nostra linea del percorso deformativo, va bene? Di che cosa? Del valore della tensione sigma moltiplicato per la variazione infinitesima di deformazione. Quindi noi siamo in un certo punto, qui ci sarà in corrispondenza di questo punto un valore della epsilon attuale, a questa epsilon corrisponde un valore della sigma attuale, bene? Facciamo il lavoro della sigma per l'incremento delta epsilon che si ha lungo questa curva.
Ecco, lo facciamo su tutta la curva, integriamo e otteniamo tutto il lavoro che le tensioni hanno compiuto per il processo deformativo. Va bene? Benissimo. Allora, va bene, noi facciamo questo calcolo e ci verrà un certo risultato, in generale ci verrà un certo risultato. Adesso immaginiamo di prendere un'altra curva, una curva diversa da questa gamma, va bene? Che però inizi sempre con epsilon con i e finisca sempre con epsilon con f, va bene? Allora io prendo quest'altra curva così, per esempio. Paghiamo gamma primo, d'accordo? E di nuovo voglio di nuovo calcolare la stessa quantità, cioè il lavoro che le tensioni compiono per portarci da epsilon con i a epsilon con f, però secondo questa nuova storia deformativa, va bene? Questo lavoro in generale sarà diverso e lo chiamo W'. Sarà uguale all'integrale su gamma primo sempre di sigma scalare del tempo. Va bene? Ci siamo? Allora, mi domando, e questa è la domanda che si fece Green, ma è possibile che il valore di questo lavoro sia sempre lo stesso a prescindere dallo specifico percorso che io vado a fare durante appunto la mia storia deformativa? Cioè che il mio lavoro, questo termine W, sia uguale a W prima, il che significa che non dipende dalla specifica gamma che scelgo, ma dipende solo dal valore della deformazione iniziale e finale. A questo punto normalmente io rallento perché agli studenti viene sempre in mente un'idea su che cosa deve succedere a questo termine da integrare affinché questo lavoro sia sempre uguale. Questa cosa, tanto per farvela vedere sotto un altro aspetto, coincide con dire questo, coincide con dire: immaginiamo da partire da epsilon con i, faccio gamma in questo verso e arrivo a epsilon con f, va bene? Poi da qui continuo il percorso, va bene? E faccio il percorso della meno gamma prima e ritorno di nuovo sulla epsilon con i. E faccio cioè in questo modo, realizzo un ciclo chiuso, va bene? E io voglio che l'integrale su questo ciclo chiuso sia uguale a zero. Ecco, questa cosa normalmente fa sempre scattare un'idea allo studente. Vediamo se anche quest'anno scatta. Che cosa deve succedere? Allora, sono quelli, come dire, questo integrale non dipende dal percorso, ma dipende solo dall'inizio e dalla fine. Oppure, per ogni ciclo chiuso, questo integrale è sempre nullo. Che significa questo? Che questo deve essere un differenziale esatto. Eccolo qua che è scattata l'idea. Deve essere un differenziale esatto. Cioè significa che se vogliamo che W è uguale a W', va bene? Indipendentemente da gamma o gamma primo, vuol dire che sigma delta epsilon è il differenziale di un potenziale. Vuol dire che questo è il differenziale di un potenziale, va bene? Che significa che è il differenziale di un potenziale? Vuol dire che esiste per prima cosa un potenziale, bene, cioè esiste un potenziale phi che è una funzione di epsilon, bene? Tale che il differenziale di questo potenziale, lo indico come delta phi, bene? Deve essere esattamente uguale a sigma delta epsilon. Va bene?
questo potenziale ha un nome molto, molto specifico, molto particolare, e si chiama l'energia, la densità di energia di deformazione. Io lo scrivo semplicemente come energia di deformazione. Bene. Allora, se esiste questa φ tale che sigma delta epsilon è esattamente uguale al differenziale di questa φ, significa che W o W' sono fra di loro uguali, si possono scrivere come, scrivo qui sotto, W uguale all'integrale tra epsilon iniziale e epsilon finale del delta φ. Non dipende dal percorso, ma solo dal valore iniziale e finale della deformazione. E quindi significa che infatti questo è uguale al valore della epsilon, della φ in epsilon finale, meno il valore della φ in corrispondenza della epsilon iniziale. Va bene? Allora, un materiale che per il quale esiste un potenziale che ci permette di dire che l'energia che accumula non dipende, non dipende dal percorso seguito, ma è sempre lo stesso, dipende solo dal valore iniziale e finale della deformazione, si chiama materiale iperelastico o elastico alla griglia. Bene. Allora noi abbiamo un potenziale φ di epsilon, abbiamo il differenziale del potenziale φ di epsilon che si chiama dφ, e ovviamente se vogliamo fare il differenziale dobbiamo eseguirlo, una derivata, no? Per l'incremento, e quindi questo non è altro che dφ su d epsilon delta epsilon. Bene, è il gradiente per l'incremento, come al solito. D'accordo? E questo abbiamo detto da qua deve essere uguale a sigma delta epsilon. Va bene? Sigma delta epsilon. Guardate qua, io sto mettendo sempre questo puntino per dire che è un prodotto scalare tra tensori. Questi sono tutti tensori, perché epsilon è un tensore, quindi delta epsilon tensore, ma anche sigma è un tensore, lo sappiamo bene. E anche del φ su d epsilon sarà a sua volta un tensore, perché sono le derivate della φ rispetto alle componenti della epsilon, e ci dà, vi dà una matrice, ovviamente. D'accordo? Da questa relazione, ovviamente, quello che viene fuori è che sigma è uguale a del φ su d epsilon. Quindi troviamo finalmente il legame tra la tensione, la deformazione, proprio come la derivata di questo potenziale. Ricordiamoci, questo dipende da epsilon, abbiamo anche già scritto qui, ovviamente, se no ce lo rivolgiamo ricordare. Questo, assegniamo la deformazione, facciamo la derivata di questa φ e troviamo il valore della tensione. Ok? Ci siamo? Bene, se esiste questo potenziale φ, esiste un potenziale che è un potenziale complementare psi, che dipende da sigma, cioè tutto questo discorso che abbiamo fatto noi dicendo faccio un percorso deformativo partendo da un punto iniziale a un punto finale e vedo qual è la tensione che corrisponde a questo, ad ogni valore della deformazione, poi faccio il lavoro. Naturalmente lo potremmo fare anche nel campo perfettamente duale a quello della deformazione, cioè lo potremmo fare nel campo della tensione. Cioè potevo dire, io sto in uno stato di tensione iniziale, vado in uno stato di tensione finale, faccio un percorso, ok? E voglio sapere qual è il lavoro che devo svolgere. Naturalmente viene tutta una formulazione assolutamente analoga a questa. In questo caso, naturalmente, se io sto da una tensione iniziale a una tensione finale, il lavoro che calcolo come epsilon per delta sigma, perché io adesso sto cambiando la sigma, sto controllando la sigma.
poi ti faccio la stessa richiesta, insomma, mi viene esattamente la stessa procedura. Quindi, e se esiste una phi, esiste sicuramente una psi, che è naturalmente funzione di sigma, tale che la variazione della psi altro non è che d psi su d epsilon, d psi su d sigma, scusatemi, delta sigma. Bene. E questa quantità dovrà essere uguale a epsilon delta sigma, il che naturalmente ci fa ottenere che epsilon è uguale a epsilon di sigma su d sigma. Cioè, è, come dire, vedete, è perfettamente duale la cosa. Qui è come se noi assegnassimo il valore della epsilon e ricaviamo la sigma, qua assegniamo la sigma e ricaviamo la epsilon. Bene. Naturalmente è facile dimostrare questa uguaglianza, che è molto importante. Che è quella che si chiama l'uguaglianza di Legendre. Allora, tutto questo, voglio dire, ovviamente ho cercato di spiegare in maniera matematica, in maniera più o meno rigorosa, ma ha un'interpretazione molto semplice, molto fisica e molto chiara, che ovviamente vi voglio far vedere. E cioè, immaginiamo di fare un classico test, magari anche di tipo monoassiale, per il nostro materiale. Bene, e immaginiamo che noi controlliamo le epsilon e calcoliamo le sigma dalle sperimentazioni. Otteniamo, ecco, un grafico di questo genere. Bene, d'accordo? Immaginiamo questo è il valore finale della deformazione, e a questo valore finale della deformazione vedete questa epsilon iniziale, questa epsilon finale, va bene? Corrisponde questa tensione qua, che è la tensione ovviamente finale, questa è la tensione finale, questa è la tensione iniziale. Va bene? Ci siamo? Benissimo. Allora, guardiamo questa relazione. Questa relazione ci dice il valore della tensione non è altro che la derivata di una certa phi. Va bene? Vuol dire che se guardiamo questo grafico, questa phi deve essere l'integrale di quello che è rappresentato nel grafico della sigma. Quindi la phi altro non è che l'area sottesa da questa curva. Questa è la nostra phi. Va bene? In particolare questa sarebbe la phi di epsilon finale meno la phi di epsilon iniziale, che stiamo prendendo 0. Ok? Se guardiamo quest'altra relazione qui, no? Adesso dobbiamo naturalmente, come se volessimo, riportare questo sull'asse delle ascisse e questo sulle ordinate, e scopriamo che questa psi non deve essere altro che l'integrale di questa curva stessa. Quindi la psi è quest'area qua, sostanzialmente. La vedete? E capite da questo schema molto semplice che la famosa equivalenza di Legendre ovviamente è rispettata. Cioè, se io faccio la somma della phi più la psi, se io faccio la somma di queste due aree, ottengo psi sigma per epsilon. Chiaro? Sigma per epsilon.
All'inizio non ho scritto il titolo del capitolo che stiamo andando a studiare adesso, si chiama Legame costitutivo. Recuperiamo. Legame, perché il legame tra le persone sì. Ok. Allora, immaginiamo che naturalmente siamo nell'ambito, come abbiamo sempre fatto finora, delle deformazioni infinitesime, quindi epsilon sono delle quantità molto piccole, un valore assoluto molto minore di 1. Immaginiamo che phi sia una funzione sufficientemente regolare di epsilon in maniera tale che può essere sviluppata in serie di Taylor. Va bene? E facciamo lo sviluppo della phi in serie di Taylor. Facendo lo sviluppo della phi in serie Taylor a partire dallo 0, che cosa ci verrà? Ci verrà phi di 0, ovviamente, d'accordo? Più di phi su d epsilon calcolata di 0 per epsilon, più un mezzo di phi, di quadro phi su d epsilon quadro. Guardate, per capire bene come vanno le cose, questa equazione è meglio scriverla in componenti, così capiamo meglio. Bene, quindi diciamo che qui facciamo la derivata di phi rispetto a epsilon ij, così è più chiaro, e naturalmente va moltiplicata per epsilon ij, d'accordo? E quando facciamo la derivata della phi la facciamo rispetto a epsilon ij e a rispetto a epsilon hk, e questo va moltiplicato per epsilon ij epsilon hk. E poi naturalmente ci saranno altri termini che però già immaginiamo che possiamo andare in qualche modo a trascurare, perché se le deformazioni sono infinitesime già siamo al secondo ordine, cioè siamo col quadrato delle epsilon, il cubo sicuramente sarà trascurabile. Va bene? Ci siamo? Allora, chi è phi di 0? Chi è phi di 0? Phi di 0 altro non è che l'energia quando la deformazione è nulla. Bene, noi possiamo immaginare che ci sia una sorta di stato naturale, che quando la deformazione è nulla in quel punto l'energia sia zero, non ci sia energia immagazzinata. Quindi introduciamo uno stato naturale in maniera tale che quando l'energia è nulla, l'energia è nulla. Quando, scusatemi, la deformazione è nulla, l'energia è nulla. Bene. Chi è d phi su d epsilon ij? Naturalmente, calcolata in zero, naturalmente è, l'abbiamo visto qui, scusate, la distanza qui sopra, guardate, d phi su d epsilon non è altro che la sigma. Va bene? È la sigma ij calcolata quando la deformazione è nulla, eh? Quando la deformazione è nulla. Beh, possiamo pensare, appunto, nell'ambito dello stato naturale, che quando la deformazione è nulla l'energia è nulla e anche la tensione è nulla. Bene, anche la tensione è nulla, quindi anche questo è zero. Bene, se assumiamo questo, naturalmente significa che i primi due termini di questo sviluppo sono andati, non ci sono, e quindi questo è il minimo che possiamo mettere per avere un termine appunto differente da zero. Ok? Bene, vuol dire che questa cosa si può scrivere così, diciamo,
circa uguale, che poi diventa poi uguale naturalmente, a un mezzo di C di J HK Epsilon IJ Epsilon HK, dove questa C IJ HK è uguale alla derivata di phi rispetto a Epsilon IJ e rispetto a Epsilon HK valutato in zero quando la deformazione è nulla. Anche qua andava scritto valutato in zero. E questo oggetto, che è la derivata seconda della phi rispetto alle epsilon, è un oggetto a quattro indici. È un tensore del quarto ordine. Noi siamo abituati a ragionare oramai con i tensori epsilon sigma del secondo ordine. Questo è un tensore del quarto ordine, un oggetto un po' più grande. Allora, C soddisfa alcune proprietà fondamentali. Se uno volesse dire, benissimo, allora se voglio calcolare questa energia φ, devo sapere questi numeretti. Sono dei numeretti che mi costituiscono tutta questa grandissima matrice che è 4 indici. La prima domanda che potrei chiedervi, allora, ma questi numeretti quanti sono? Quanti sono questi numeri che devo conoscere per riempire completamente questa matrice? Ovviamente mi devo ricordare che I va da 1 a 3, J va da 1 a 3, H da 1 a 3, K da 1 a 3. Sono quattro indici, ognuno di loro va da 1 a 3. Quanti termini saranno in questa matriciona? Di più quanti ne saranno? Ragazzi, dai, forza, quanti ne sono? 81 sono 81 termini. Cioè sono 3 per 3 per 3 per 3 3 per 3 per 3 per 3, ok? O sono 81 termini. Bene, in realtà però questa C gode di alcune proprietà di simmetria. Infatti se calcoliamo la derivata di phi rispetto a epsilon ij epsilon hk, bene, questa derivata è uguale alla derivata sempre di phi rispetto a epsilon ij epsilon kh, perché epsilon è simmetrico, quindi se derivo rispetto a hk kh viene la stessa cosa. Cioè se io qua sto mettendo, per esempio, fate conto, sto derivando rispetto a 1, 2 oppure 2, 1, deve venire la stessa cosa. E la stessa cosa è anche se faccio questo sempre derivata seconda, la derivata di phi rispetto a epsilon j i epsilon hk, cioè anche se inverto su i, naturalmente epsilon sempre simmetrica è, e quindi mi viene sempre lo stesso valore. Bene, questo quindi significa automaticamente che C IJ HK è uguale a C IJ KH è uguale a C J I HK.
questa è quella proprietà di simmetrie minori. Bene. E non finisce qui, perché sempre partendo dalla derivata seconda di questa t rispetto a epsilon ij epsilon hk, e ovviamente per il teorema di Schwarz o derivo rispetto prima a epsilon ij e poi rispetto a hk, o inverto, cioè prima derivo rispetto a hk poi epsilon ij, viene la stessa cosa, quindi questo deve essere uguale alla derivata rispetto a t di epsilon hk epsilon ij, bene, il che appunto ci implica che c ij hk è uguale a c hk ij, e questa è quella che viene chiamata simmetria minore, simmetria maggiore. Bene. Tenuto conto di queste simmetrie, ovviamente il numero delle costanti, degli elementi indipendenti contenuti in questa matrice si riduce notevolmente, no? Perché poiché, che ne so, il termine 1, 1, 1, 2 deve essere uguale al termine 1, 1, 2, 1. Ok? E così via, no? Tenete conto di tante uguaglianze, quindi il numero delle costanti che mi definiscono tutta quanta questa matrice da 81 si riduce in maniera significativa, e in realtà, tenuto conto di queste due cose, otteniamo 21 costanti indipendenti. Sono solo 21, vabbè, che non è poco comunque, non è poco, ma da 81 siamo riusciti a togliercene 60, vuol dire, non è male, vabbè, solo tenuto conto di questo, diciamo, della simmetria minore, cioè che epsilon è un tensore simmetrico, e del teorema di Schwarz dice la derivata seconda, potete cambiare l'ordine di derivazione. Bene. Benissimo, ma detto questo, a questo punto siamo pronti per un altro passaggio ulteriore, e cioè dice, va bene, abbiamo una rappresentazione per la phi, va bene? La rappresentazione per la phi è quella che ci proviene da questo sviluppo in serie, va bene? Bene, allora una volta che ho questa rappresentazione per la phi, posso cercare di calcolarmi la sigma facendo la derivata di questa phi. Faccio la derivata e mi calcolo l'espressione sigma, così finalmente saprò esplicitamente la relazione tra la sigma e la epsilon. Ok? Va bene, facciamolo. Phi di epsilon come un mezzo di c ij hk epsilon ij epsilon hk. Bene. Una volta che ho la phi, se voglio calcolare la sigma, vi ricordo che è la derivata di phi rispetto ad epsilon. Va bene? Anche questa operazione facciamola per componenti, d'accordo? E quindi vogliamo calcolare la sigma, per esempio Lm, va bene? Sarà la derivata di φ rispetto a epsilon Lm. Va bene?
e cioè è uguale a un mezzo, diciamo così, derivata rispetto a epsilon Lm di C Ij HK epsilon Ij epsilon HK. Bene, ci siamo. E allora faccio questa derivata, è abbastanza semplice, è noiosa perché ci fa tanti indici, ma la derivata è semplice, è uguale a mezzo. Allora che faccio? Guardate, devo fare la derivata di questa espressione qua, eh? Bene, quindi faccio questo derivato per questo non derivato, bene, più questo non derivato per questo derivato, ok? Allora, quindi questo mi viene un mezzo, sarà C, I, J, H, K, cerco di fare un po' tutti i passaggi, bene, derivata di epsilon I, J rispetto a epsilon L, M per epsilon H, K. Questo derivato, questo non derivato, bene? Più C P J H K epsilon I J derivata di epsilon H K rispetto a epsilon L. Ci siamo? Beh. Allora, che cosa sia uguale? Un mezzo, come al solito, davanti a tutto, e cerchiamo di capire a che è uguale questa derivata. Bene, a quanto è uguale questa derivata? Io devo fare la derivata di epsilon ij rispetto a epsilon l. Bene, allora vi faccio una domanda giusto per capire molto facilmente. Immaginiamo che ij sia 1, 1, quindi io devo fare la derivata di epsilon 1, 1 rispetto a epsilon 1, 1. Quanto viene la derivata? Quanto viene? 1. Vabbè, viene 1. Ok. Oppure devo fare la derivata di epsilon 1, 1 rispetto a epsilon 2, 2. Quanto viene la derivata? 0. Allora, questa quantità viene 1 quando ij è uguale a lr. Viene 0 in tutti gli altri casi. Ok? Ci siamo? Quindi significa che questa quantità c'è se e solo se ij è esattamente uguale a Ln. Quindi vuol dire che qua io al posto di ij scrivo Ln. E ovviamente abbiamo capito anche come si fa quest'altro derivato, perché è uguale, eh? In questo caso che cosa si ha? Che questa quantità è 1 quando HK è uguale a Ln, e quindi qua al posto di HK posso scrivere di nuovo Ln. Bene, a questo punto guardate, sfrutto questa simmetria maggiore, questa qui, bene. E al posto di ij Ln la scrivo come Ln ij, ok? Ln ij, lo faccio. Allora, ricordiamoci adesso in realtà che cosa stiamo scrivendo con questi due termini di questa espressione.
ricordiamoci, gli indici ripetuti sono sommati, e qua anche gli indici ripetuti sono sommati, no? Quindi qua ci sta scritto CLM 11 epsilon 1 più CLM 12 epsilon 2 più C e così via. Ci siete? Ok. E qua che c'è scritto? CLM 11 epsilon 11 più CLM 12 epsilon, cioè è scritta la stessa cosa. Adesso voglio dire che gli indici che si stanno sommando li chiamiamo HK o IJ, e sta facendo esattamente lo stesso conto. Quindi chiamiamoli con lo stesso nome, e tutto questo allora lo possiamo scrivere uguale a CLM HK epsilon HK. Perché essendo due volte la stessa cosa si semplifica con un mezzo, e quindi viene questa espressione. E quindi abbiamo la relazione, vedete, diretta tra la sigma e la epsilon. E questa relazione è una relazione lineare. Questo è un operatore lineare, una matrice. Un operatore lineare. Quindi stiamo indagando nel caso in cui la relazione da sigma epsilon è lineare. D'accordo? Ci siamo? Naturalmente tutto questo lo potevamo fare anche partendo dal potenziale duale, la psi di sigma, ricordate? L'energia complementare. E potevamo scrivere una psi di sigma come un mezzo a ij HK sigma IJ sigma HK, bene? D'accordo? Dove la A era, diciamo, l'inversa di questa matrice, quindi stiamo chiedendo che sia invertibile questa matrice, poi vedremo quali ne sono le conseguenze. E significava che quando noi calcolavamo la epsilon ln come la derivata della psi rispetto a sigma ln, questa ci viene uguale a A ln HK sigma HK. Bene, quindi potete vedere le due relazioni tra la sigma e la epsilon in un verso, o la relazione inversa, come dire, tra la epsilon e la sigma. E capite che naturalmente C ed A devono essere l'una l'inversa dell'altra. Va bene?